quest'anno abbiamo avuto la lieta sorpresa della nascita delle piccole, dei piccoli pulcinotti di cicogna. Ci siamo accorti che c'erano già tre pulcinotti già belli, belli arzilli. Quest'anno delle quattro uova deposte appunto se ne sono schiusi soltanto tre, anche se è comunque un buonissimo numero, e tendenzialmente depongono le uova ogni due giorni, quindi anche i cicognini nascono a due giorni di distanza l'uno dall'altro, quindi si può notare come uno sia un pochino più grandino, c'è il cicognino medio e poi l'altro più piccolo. Nel giro comunque di due o tre settimane raggiungeranno più o meno le stesse dimensioni. Le cicogne mangiano molto, mangiano ovviamente nelle ore di luce, quindi le cicogne possono andare a caccia solamente ovviamente con le ore del giorno, per cui hanno bisogno veramente di fare molta attività, per cui entrambi i genitori si dedicano alla raccolta del cibo. Nei primi giorni un individuo rimane costantemente sul nido per proteggere i piccoli, che sono molto vulnerabili e hanno anche un'altra funzione, che è quella di proteggerli nelle ore più calde appunto dalla luce solare. Mangiano veramente molto, quindi con una media appunto di almeno un pasto ogni ora. Tendenzialmente il più grande tende ad arrivare un pochino più sul cibo, però i genitori sono molto bravi a individuare anche il piccolino ovviamente che arriva per ultimo cibo. I primi giorni sono importanti perché sta nella bravura proprio dei genitori nel portare il cibo giusto, nell'alimentarli in modo corretto. E la fase più critica però è quella dell'involo, sia in ambiente naturale che anche in voliera. Ecco, i primi voli sono quelli ovviamente più a rischio, perché a volte possono darsi uno slancio anche troppo veloce, troppo potente, possono magari andare anche magari nell'atterraggio a sbattere contro qualche tronco, qualche ramo, quindi quei giorni sono giorni veramente molto complicati. Per i primi giorni fanno il primo volo lontano dal nido e ritornano sul nido, dopo circa 15-20 giorni rimangono lontani dal nido e vanno sul nido solo per le loro attività quotidiane, ma come se fosse un posatoio normale.